Mo di nuovo, quali sono i contatti social? La bottega del Sottoscala, sia Facebook che Instagram. E il primo appuntamento della rassegna Resistiamo sarà questa domenica 6 marzo alle ore 20. E per prenotare i biglietti bisogna telefonare al numero 347 400 7378. Grazie ancora. Resistiamo, vero? Grazie ancora Nicola Mariconda. Intanto voglio, prima di andare al radiogiornale e poi accogliere qui l'ospite della seconda ora, ricordarvi che è partita una raccolta di farmaci per il popolo ucraino e CRT Radio e l'associazione Ucraini Alpini scendono in prima linea per sostenere la causa. Una mano al popolo ucraino, diamola insieme. Chiunque sia interessato può contattare le nostre pagine social e lì trovare tutte le informazioni. Ci vediamo tra pochissimo. Adesso vi lascio un po' di musica, un po' di radiogiornale e poi torniamo in studio con il pianista, compositore, arrangiatore e ancora altro, Massimo Spinosa. Tra pochissimo. I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. I wanna dress you up in silk, taffeta. Tailor these clothes to fit your gills. What's your size? This purse can hold my black card and tiara. Versace promises I will. Dolce Vita. What do you wanna wear this spring? What do you think is the new thing? What do you wanna wear this season? We'll be right back.
I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. Radio CRT, Radio CRT, Working on a Dream. A tutti voi dalla redazione, ben ritrovati all'ascolto. L'offensiva russa in Ucraina è ripresa. Circondata la città di Kherson sul fiume Dnipro, le autorità locali parlano di checkpoint russi alle principali vie d'accesso, bombardate Ternopil, Vinnytsia e Rivne, mentre una colonna di mezzi militari lunga circa 60 chilometri si sta avvicinando a Kiev, dove anche stanotte sono state udite esplosioni. Ma siamo pronti a resistere a lungo, ha detto il sindaco Vitali Klitschko. Facciamo il punto con il servizio. Blindati, pezzi di artiglieria ed altri veicoli logistici nel lungo convoglio che si dirige verso la capitale ucraina. Il primo obiettivo dell'esercito russo probabilmente sarà prendere il controllo dell'aeroporto di Antonov, strategico nel tentativo di assedio per la conquista di Kiev, che si potrà scongiurare solo se negoziati tra le parti, cominciati ieri al confine tra Ucraina e Bielorussia, daranno qualche frutto. Le delegazioni sono tornate a casa per riferire del primo round di colloqui. Dovrebbero tornare a rivedersi tra 48-72 ore, stavolta al confine tra Polonia e Bielorussia. Le richieste di Kiev erano già note dalla vigilia: cessate il fuoco e ritiro delle truppe d'invasione per discutere della neutralità dell'Ucraina, la principale istanza di Mosca, che chiede però anche il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, richieste che Putin ha ribadito anche in una telefonata al presidente francese Macron. Intanto Bruxelles ha ufficializzato le sanzioni che colpiscono altri 26 oligarchi russi, tra cui i vertici delle principali società energetiche. Per loro scatta il congelamento dei beni e il divieto di entrare o transitare nei paesi dell'Unione Europea. La NATO ha deciso di adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza e la difesa degli alleati occidentali e ha ammonito la Russia a fermare gli attacchi ai civili. Gli Stati Uniti hanno espulso dalla missione ONU 12 diplomatici russi accusati di spionaggio e la Turchia ha vietato il transito di tutte le navi militari attraverso il Bosforo e lo stretto dei Dardanelli, da cui si accede al Mar Nero. Quanto all'Italia, stamane il Premier Draghi riferisce al Senato. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità un decreto per ulteriori misure urgenti a sostegno di Kiev e stanziato 10 milioni al Fondo Emergenze Nazionali per soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Previsti 16.000 nuovi posti nei centri per accogliere rifugiati anche senza domanda di protezione internazionale. Inoltre, se sarà necessario razionare il gas, sarà massimizzato l'uso di altre fonti. I risvolti del conflitto in Ucraina anche sullo sport, a partire dal calcio. FIFA e UEFA hanno deciso di sospendere la nazionale russa e tutti i club del paese dalle competizioni internazionali. Russia dunque esclusa del playoff per i mondiali del 24 marzo contro la Polonia e lo Spartak Mosca dagli ottavi d'Europa League. Nell'Eurolega del basket stop a CSK Mosca, Zenit San Pietroburgo e Unix Kazan. Calcio, Serie A, nel posticipo della 27esima di campionato, l'Atalanta torna al successo dopo quasi due mesi, batte 4-0 la Sampdoria e si porta a 3 punti dal quarto posto occupato dalla Juventus, e stasera torna la Coppa Italia con l'andata della prima semifinale, il derby Milan-Inter. E con il giovedì ti aspetto su CRT Radio con Culo e Camicia. Chi sono? Ma Davide Iannuzzo, e insieme racconteremo il calcio locale, il lavoro e l'attualità. Non mancare. CRT, Working on a Dream. We're the best. Radio CRT, Working on a Dream. Quell'autostrada è un muro pieno di felicità, no, no. Io rimango sveglio cercando qualcuno che vuole fumare a metà. E correndo te ne vai.
chiudi gli occhi e non ci sei, e hai voglia di un caffè che ti tiri un po' più su. Ma che vuoi più? Ma che vuoi se tutto non è come sei? Ma che vuoi più? Ma che vuoi se non respiro mai? Mi sconvolgo sempre un po' per gridare qualche nome che ho inventato e non lo so. Ma che vuoi? Il feeling è sicuro, yeah, yeah. Quello non se ne va, lo butti fuori ogni momento. E tutta la tua vita sai di essere un nero metà. Mentre il buio se ne va, ti ritrovi a testa in giù, perché hai dato sempre tanto e adesso non tiene più. Ma che vuoi? Ma che vuoi se tutto non è come sei? Ma che vuoi?